Non siete soli, ma aiutateci ad aiutarvi. Con questo obiettivo si è svolto nell'aula consigliare di Fiumicino un incontro tra la giunta e la comunità ucraina residente nel territorio, che si è fatta portavoce delle richieste e delle esigenze dei connazionali in fuga dalla guerra. Oltre all'amministrazione, presenti tutti gli attori principali coinvolti nell'accoglienza dei rifugiati, dirigenti scolastici, volontari della Croce Rossa e della Confraternita Misericordia. Abbiamo voluto incontrare la comunità ucraina che abita qui, che sono residenti, proprio per chiedere loro di aiutarci a integrare la popolazione ucraina che invece è scappata dalla guerra. Abbiamo un nucleo molto grosso, circa 200 persone, 90% donne con bambini, dentro l'hotel Hilton. Poi dopo ci sono moltissime famiglie che sono andate direttamente dalle famiglie che li ospita. Servono magari per accompagnare delle persone che vanno a chiedere al commissariato i documenti, servono per esempio per andare alla ASL e hanno qualche patologia, anche qualche problema, diciamo, di carattere di salute. Assistenza sanitaria e psicologica, farmaci, kit scolastici, corsi di lingua, ma anche libri, cosmetici e strumenti ludici per i più piccoli. Sono tante le richieste riportate sottovoce e con grande dignità dalla comunità ucraina. Un dialogo proficuo e tremendamente concreto che porta alla luce chiaramente le diverse problematiche di questa fase 2 dell'accoglienza. Dal soddisfacimento dei bisogni primari, diviene ora fondamentale favorire il processo di integrazione sociale. L'integrazione è il primo punto, perché se no è inutile, se gli dai farmaci ma risolvi la parte sanitaria, ma non basta. I bambini devono essere integrati, i bambini sono tutti traumatizzati. Noi ci siamo, in qualche modo riusciremo a risolvere i tanti problemi. Si prevedono dunque giorni intensi di lavoro per l'amministrazione di Fiumicino, che, viste le tempistiche stringenti, si è dimostrata disponibile a bypassare i canonici iter burocratici per fornire sin da subito strumenti utili a fronteggiare l'emergenza. Per quanto riguarda i trasporti, già da domani cominceremo a lavorare ad una delibera che permetterà ai nostri dirigenti di autorizzare l'emissione di eventuali tessere intera rete mensili che possano essere elargite gratuitamente. Opereremo però anche su altri livelli di integrazione. Si è parlato per esempio anche di integrazione attraverso lo sport. Quello è un altro campo su cui ovviamente viaggia l'integrazione vera.